dire qualcosa su un libro che si occupa del dopoguerra con quella attenzione, diciamo, quella cura e quell'interesse che dimostrano Vagliano e Palmieri, per cui io consiglio veramente di leggere questo libro come una testimonianza quasi indiretta di un periodo molto importante della nostra storia. Vedete, la Seconda Guerra Mondiale è stata una guerra mondiale, ma i dopoguerra sono stati nazionali, per cui ogni paese coinvolto in quell'immane conflitto ha poi gestito un proprio dopoguerra secondo le proprie tradizioni, i propri interessi, i propri problemi, le proprie illusioni. Basta pensare cos'è stato il dopoguerra in Francia, in Inghilterra, in Germania. Vincitori o vinti erano accomunati nella esigenza vivissima di forse di dimenticare la tragedia della guerra e di sperare in un futuro forse anche di illusioni, ma un futuro anche di cose costruttive. Per cui questo periodo 45-47 io lo interpreterei in chiave assolutamente positiva, al di là dei fatti negativi che vi erano stati, la cronaca nera, le difficoltà gravissime della popolazione civile. Un periodo positivo perché è il periodo in cui gli italiani non solo si sono confrontati dopo 20 anni di chiacchiere e di bugie con la realtà delle cose, la realtà della storia, ma si sono confrontati con l'esigenza di ricostruire. E De Gasperi è stato il presidente della ricostruzione. La testimonianza di Maria Romana e De Gasperi mi ha commosso perché con la sobrietà e con l'eleganza sempre di Maria Romana De Gasperi, questi ricordi ci fanno tornare in mente tante pagine della storia di quel tempo e tante pagine che riguardano anche la figura e la personalità di De Gasperi. Il primo ricordo di Maria Romana si riferisce a un momento in cui ancora l'Italia era in guerra e il governo italiano era a Salerno dopo essere stata a Bari nel periodo del cosiddetto Regno del Sud, e questo avveniva agli inizi del 1944. Ci è voluto più di un anno perché l'Italia potesse finalmente riacquistare la pace. E in quest'Italia tagliata in due, lei accompagnava suo padre che era ministro del governo Bonomi, perché a Salerno c'è un periodo in cui il governo era retto da Badoglio e subito dopo da Bonomi, e in cui c'era anche quella sobrietà e quella povertà che coinvolgeva anche gli uomini politici, anche i ministri, ma fra i ministri c'erano personalità di altissimo rilievo politico e culturale e morale. Era un ministro senza portafoglio col ruolo di vicepresidente, era Benedetto Croce, e quindi evidentemente la giovane Maria Romana incontrò pure Benedetto Croce, che fu forse l'animatore di una idea di Italia nuova, liberata e liberale, che potesse riscattarsi dalla tragedia della guerra e dalla vergogna di un paese che era stato costretto dalla dittatura a fare questa guerra che non la voleva nessuno, naturalmente. Ecco, la caratteristica del dopoguerra, come viene raccontata da Vagliano e Palmieri in Italia, è quella di assistere, diciamo, a un popolo che non si è piegato, però non si è piegato, mentre altri popoli hanno vissuto questa guerra in maniera più drammatica, forse l'Italia l'ha rivissuto, forse grazie anche ai cambiamenti radicali delle istituzioni, la trasformazione di monarchia in repubblica, l'animazione politica dei partiti, la ricchezza e varietà di idee che ci controllavano a vicenda e si contrastavano e colludevano a vicenda in una sorta di dialettica, diciamo, ricchissima di eventi, di persone, di idee, di parole. Quindi un'Italia
molto vivace quella che è raccontata in questa dopoguerra, e quindi direi che il sottotitolo dice gli italiani tra speranza e disillusione. No, io direi tra speranza e illusioni, cioè veramente il popolo italiano, ecco, poi mi chiedevano a testimonianza, io ero bambino allora, ero l'ultimo di 5 figli, i miei fratelli più grandi erano più attenti a quello che avveniva, soprattutto mio fratello Rosario, che fu, diciamo, era allora 18-19enne, fu, diciamo, fra gli animatori della rinascita della democrazia e degli spiriti democratici in Calabria, dove allora eravamo, e quindi io seguivo anche la sua, ero piccolo, insomma più piccolo di lui di molti anni, seguivo anche la sua esperienza e vedevo in lui proprio, mi piaceva vedere in lui l'immagine di questa gioventù italiana che finalmente si riscattava dalla vergogna di quella guerra e dal fascismo per diventare il futuro del nostro paese.